Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio con la nostra, della nostra Master League, signori, con la nostra Roma, episodio numero 15. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori, e vi ringrazio fortemente per il supporto che date a serie e al canale, signori. Allora, prima di partire col video, io faccio un piccolo recap, signori. Allora, nello scorso video vi avevo chiesto di darmi dei suggerimenti su eventualmente quale giocatore comprare per investire un pochino questi soldi. Allora, io purtroppo per motivi tecnici e tempistici sto registrando questo episodio prima di quello che voi vedete venerdì. Quindi diciamo che questi punti li spenderò per un giocatore che voglio comprare io. Però voi nei commenti iniziate a darmi dei suggerimenti su eventualmente quale zona del campo andare a migliorare, se attacco, centrocampo, difesa o anche il portiere, così da seguire anche i vostri suggerimenti. Altra piccola parentesi, ringrazio molto Charlie Feed che mi piacciono molto i suoi commenti, sono molto costruttivi. So perfettamente che, diciamo, oramai il mio gioco si è concentrato su palla, babangida e corri, però è l'unico che mi dà quello strappo delle partite per cercare di fare qualcosa di diverso, però piano piano cercheremo di migliorare. Quindi un ringraziamento a Charlie Feed, signori. E mi raccomando, spero che continui a seguire la serie e continui a darmi i tuoi suggerimenti molto importanti. Signori, su chi ci andiamo a spendere questi soldini? Spero in tutto questo io di poterlo comparare, perché non ho neanche visto se effettivamente lo possiamo comprare oppure no. Ma signori, non esiste una Roma senza Er Pupone, perfetto. Non lo possiamo comprare. Ma porca paletta, che fail terribile. Signori, niente da fare. Se noi abbiamo 30 punti, il Pupone ne costa 32. Non possiamo comprarci Totti, signori. Mannaggia di una miseria. Va bene, quindi risparmieremo questi punti sperando di vincere la prossima partita, che non so neanche con chi cazzo la giochiamo. E lo compreremo nel prossimo episodio, signori. Nel prossimo episodio, se tutto va bene, compreremo Er Pupone, signori, perché non c'è una Roma senza Totti e non c'è Totti senza Roma, signori. Allora, andiamo a sistemare la formazione, che oramai sapete benissimo è sempre la stessa. Giochiamo con il 4-4-2 classico. Abbiamo trovato questo equilibrio. Cambiamo giocatore. Allora, vediamo un attimino. Cellini è su di morale, ma noi ci mettiamo no, Berlanghe sta giù proprio, che cazzo dice, ma è più alto, signore, ce ne sbattiamo altamente. Dopodiché Xemas è giù di morale e quindi questa volta la sostituzione è più che dovuta con Babangida. E Jorg e Jorg Nugins sono tutti e due su di morale. Jorg però al solito è più alto. Bolatta o Castello? No, diamo fiducia a Bolatta, signori. Diamo fiducia a Bolatta. Giochiamo così? Giochiamo così. Sì, sono deciso. Giochiamo così. Anche se Vorlander non è al massimo della situazione, ma non ci preoccupiamo di questo. Signori, ci servono i punti per andare a prendere un certo Francesco Totti. Lo prenderemo? Sì. Contro chi c'è? Non ho manco visto. Ma io dormo, signori. Io neanche ho visto con chi cazzo la giochiamo. Giochiamo contro l'Italia. Rio de Janeiro, signori. Perfetto. Gli ultimi in classifica, signori. Occorre una vittoria per forza. Allora, Charlie Feed mi ha detto che il mio gioco è diventato troppo monotono. E questo è vero, signori. E questo è vero. Mannaggia. Perché non è parla, babangida e corri. Però, siccome io voglio ascoltare i vostri commenti, così. Ximenes, gioco di squadra. E dai così, 1-0, subito. Oh, ho ascoltato i vostri consigli, ho ascoltato i vostri consigli, ho fatto un'altra azione, ci ho provato con Ximenes che è esterno sinistro, la butta dentro, signori. 1-0, dai che facciamo il cappotto con sto Rio de Janeiro. Dai, che li cappottiamo subito. Grande così, gioco di squadra ancora. Jorg, no, è Bolatta che vede Babangida che la butta dentro per Castello, che per attenzione, ancora il tiro, mannaggia. Dai. Ancora Ximenes, è gasatissimo Ximenes, perché signori, stanno arrivando le possibilità di comprare nuovi giocatori, quindi tutti si sentono un attimino col fiato sul collo di possibili sostituti che arriveranno. Però signori, sì, giustamente i giocatori vanno comprati. Mamma mia, Valeri, ti faccio fare un volo, ti faccio fare un volo. Devi dire che non c'ho abbastanza soldi per comprare subito tutti i giocatori che vorrei comprare, ma ti fa... No, mamma mia.
Miranda si becca il giallo. Miranda nervoso perché sa che sta per perdere il posto da titolare, signori. Bello che non ha neanche guardato le statistiche precise di Francesco Totti del Pupone. Però, signori, il 10 lì di Totti in mezzo al campo ci vuole. Non possiamo. Attenzione, abbiamo detto che dobbiamo fare gioco di squadra. Gioco di squadra. Forlanghen. No, Forlanghen mio. Bello però il pallone. Subito. Bolatta, ci prova! E guadagniamo un calcio d'angolo. Va bene. Miranda per Ximenes, che è gasatissimo, signore. Dopo il gol del vantaggio, Ximenes! Saltando gli occhi al cielo, mannaggia. Avrei potuto passarla, forse c'era Bolatta messo meglio. Bolatta si poteva fare uno stop e tiro. Uno stop e tiro, attenzione ancora, Miranda, decide di andare lui, Miranda per Bolatta, mannaggia, ero troppo chiuso, dovevo darla subito per Castello, invece mi sono, Vorlangen, anche lui sente che il suo posto è a rischio, no, mamma mia, ho detto di dare rigore, che ha fatto uno sgambetto terribile, però va bene, mi ha fatto uno sgambetto terribile, ma non facciamo caso a queste cose, mannaggia. Vai Miranda, occhio che si è ammonito però. Vai Miranda, grandissimo Miranda che recupera subito un pallone. Sente, gli brucia, signori, gli brucia. Ma che cazzarola di passaggio, Miranda mio. Ma porca miseria, c'avevi Bolatta. Si perde in fazzoletti d'acqua. Attenzione, palla Babangida. È partito Babangida. No, attenzione, Babangida non riesce a fare uno dei suoi scatti. Però ritorna subito sul pallone, Bamba, e serve Jorga che però perde nuovamente il pallone, Babangida ci prova, rimessa laterale. Va bene così. Calma e sangue freddo, ok. Palla per Babangida, che va per vie centrali, cerca Miranda, lo trova. Attenzione, 1-2, Bolatta chiuso, grandissimo momento per Babangida! Bello l'inserimento, signori, bello l'inserimento. Effettivamente Charlie aveva ragione, se giochiamo meglio di squadra ne gioviamo tutti, ma Babangida la vuole, no, mannaggia, la stavo per tirare il pallone, non qualche altra cosa, dai, calma, guardalo, bravo, palla per Ximenes che se ne va sull'altra fascia, signori, stiamo ampliando il gioco, questa cosa è buona, palla al centro, Bolatta si fa anticipare, Verlangen vede Valeri che vede Ximenes, che vede il movimento di Castello, che la crossa al centro per Bolatta, ma non ci arriva, attenzione però sull'altra fascia, è arrivato, ah, oh, Babangida, calcio spettacolo a Roma, signori, calcio spettacolo, dai così, pallone ancora a Castello, Castello per Miranda decide di allargarsi sulla fascia, oh, buon movimento che poi riesce a servire Babangida, il Bamba, la crossa con calma, attenzione, Ximenes ancora! Ximenes! Il tiro parato dal portiere. Solo Roma, signori, solo Roma. Non c'è, non gli si può dire proprio niente. Solo Roma in campo. Signori, attenzione! Valeri riesce a evitare di regalargli la rimessa laterale? Forse era meglio regalargli la rimessa laterale. Va bene. Bravo Stromer. Bravo Stromer che riesce a tenerla lì, riesce a tenerla lì, attenzione, possibilità di cross, vanno tutti a vuoto, pallone a Babangida che decide di ripartire, Babangida per vie centrali, Babangida, buon movimento, attenzione, 1-2, veloce, Castello cerca Bolatta, lento come pochi, Bolatta però tiene fisicamente, grandissimo Bolatta, che poi guadagna la rimessa laterale, grande Bolatta, ancora pallone per Babangida che si gira tutta l'area. Babangida, mannaggia. Oh, brutto fallo di Valeri. Un altro che prossimamente finirà fuori, signori. Finirà fuori dai progetti romani. A te, no, Ivanov. Mamma mia, ci è arrivato. Meno male. Meno male che Ivanov ci è arrivato. Abbiamo trovato l'1-0 subito e poi ci siamo spenti come. No, babba, mannaggia a te, babba, non puoi perdere questi palloni, babba. Un pallone sanguinosissimo. Allora, in tre passaggi sono arrivati in aria, va bene, calcio d'angolo. Tradito da Babangida, signori, tradito da Babangida. Tradito da Babangida! Golbao. Barababababao.
Siamo nei minuti di recupero, signori. Siamo nei minuti di recupero. Vediamo se. Attenzione, 1-2 veloce della Roma. No, non mi puoi fischiare il fine prima tempora. Dai, cazzarola. Ah, vabbè. Signori, non ho spostato. Non siamo partiti subito con il secondo tempo. Non ho fatto come al mio solito di spostare Babangida su questa fascia di qua sotto, ma lo teniamo da quel lato perché abbiamo detto dobbiamo migliorare il gioco di squadra e ci proveremo, signori. Non abbiamo i giocatori per fare il tiki-taka. Però, no, mannaggia. Però, se dobbiamo coinvolgere tutta la squadra, la dobbiamo riuscire a coinvolgere tutta, signori. È giusto? No, ma porca miseria, Stromer mio. Va, meno male che era fuori gioco. Non so come potesse essere fuori gioco. Ah, ok. Ma veramente il passaggio era per uno che era completamente in posizione regolare. Io sono un pazzo furioso, signori. Io sono completamente pazzo. Fasti i passaggi così non esiste proprio. Valeri per Ximenes, che vede Miranda, che vede Baban, che vede Bolatta, che vede Babangida. È partito Babangida su quella fascia. Per la prima volta sulla fascia di destra. Il Bamba la controcrossa. L'ho tenuta troppo. Non capisco perché non mi ha preso subito la possibilità. Miranda, grandissimo l'intervento di Miranda. Che sa, attenzione, palla a Babangida che non parte, la vede per Bolatta per vie centrali, che vede, ma chi cazzo è Miranda, che vede Ximenes, che vede Valeri, grandissima avvolgente l'azione della Roma, Valeri al limite, Valeri la crossa dentro, non c'è nessuno però, porca miseria, fuori gioco. Bella azione avvolgente della Roma, certo, mi servirebbe però magari un altro gollettino, che con l'1-0, signori, siamo veramente a rischio, Castello, non è suo ruolo quello, però grande Castello che lotta! Valeri, secondo fallo pesante, e l'arbitro lo grazia ancora. Secondo fallo pesante, ma l'arbitro lo grazia ancora. Ok, calma e sangue freddo, signori, Romario ci prova, ma non trova il set giusto. Romario, Valeri per 10 centroni alla ricerca. Attenzione, Valeri, mamma mia. No, non possiamo perdere sti palloni sanguinosissimi, signori. Palloni sanguinosissimi. Dai. No, ma porca, grandissimo Iorga che vede Babangida, signori. Parte il Bamba. E purtroppo qualche azione del Bamba così me le dovete concedere, signori. Io do gioco di squadra, signori, ma le azioni così del Bamba me le dovete concedere. Questi stacchi sulla fascia me li dovete concedere. Buttala fuori, zio. Va bene, buono, buono. Non va mangita! Niente, piccolo sfogo, signori, piccolo sfogo. Calma. No, non li facciamo partire, non li facciamo partire, non li facciamo partire. Facci Bamba. Vai Valery, grandissimo Valery, imperioso Valery. Non so neanche io cosa sto dicendo, però va bene perché Valery è una mezza ciofeca. Attenzione, Bolatta, vede Babangida che si allarga. Il Bamba ne fa fuori uno, il Bamba ne fa fuori due. Entra nel Bamba! 2-0! Babangida anche su quella fascia, distrugge! Tutto ciò che è davanti a lui, signori, grandissimo. C'era Ximenes messo pure bene. Quando ci sarà Totti, signori, attenzione, fuori Romario, dentro Olivera. Non so chi cazzarola fosse Olivera, però l'hanno fatto entrare, vuol dire che vale più di Romario. Noi non stiamo facendo delle sostituzioni, questa cosa purtroppo lo so, è una pecca. Ximenes, vede Castello. Castello vede Bolatta che però è solo. No, è riuscito a passare Bolatta mio. Attenzione, ancora Bolatta. Bravo Bolatta, bella la prestazione di Bolatta. Ha combattuto su quel pallone, poi visto l'intervento dell'avversario ha cercato subito il tiro. E non è riuscito nel salvataggio. Attenzione, ancora. Attenzione. Ah, Valeri non riesce. Ximenes in ripiegamento difensivo. No, calcio d'angolo. Va bene, al 30esimo. Roma 2, Rio de Janeiro 0. Signori, gioco di squadra riuscito. Grandissimo questo intervento. Ancora grandissimo, vediamo. Grandissimo Babangida che cerca di Redbull. Babangida recupera un pallone bellissimo. Se ne va sulla fascia. Il Bamba. Cerca il compagno. No, sbagliato tasto, signori. Ho sbagliato tasto. Mi è partito di nuovo il cross. Mannaggia, Babangida aveva recuperato un gran pallone ed era anche una bella azione.
però non siamo riusciti a concretizzarla. Attenzione, calma, con calma, con calma, con calma. Bravissimo nel movimento. 1-2 veloce. No, ma porca! Grandissimo Miranda, che sa che perderà il posto di squadra prossimamente, ma combatte su tutti i palloni. Attenzione, buono l'inserimento, Castello, attenzione. Attenzione. Ah, ma cerca di mandare il Bamba, ma non si capiscono i due. Però la Roma conquista una rimessa laterale al 37esimo. Attenzione ancora, parla Baba Gita, il Bamba, ha cambiato fascia, il Bamba ha cambiato fascia, si ferma, il Baba Gita, mamma mia, ha cercato un passaggio per via centrale, Verlangen ancora di testa, ma non c'è Baba Gita su quella fascia perché è rimasto in attacco. Attenzione, vediamo se riusciamo a recuperare sto pallone, attenzione, ci proviamo, aglia Spalletta che non ha funzionato, grandissimo così, palla a Miranda, Miranda l'apre per Ximenes, Ximenes scappa su quella fascia, scappa una parolona perché è lento come pochi al mondo, attenzione, palla per Castello che vede l'inserimento di Miranda, 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 Miranda deve tenere fisicamente, ci prova, attenzione, palla che torna indietro per Valeri, attenzione, attenzione al gioco di squadra, Valeri, non ci, no, ma perché sbaglio tasto? Mi sono mangiato due occasioni così, sì, nei minuti di recupero poteva esserci il gol partita di Miranda che la chiudeva sul 3-0, signor. No, bruttissimo fallo, inutile. E parte il cartellino giallo per Stromer. Fallo inutile nei minuti di recupero, ma un risultato portato a casa con una signora prestazione, signori. Gioco di squadra che ha funzionato, gioco di squadra che ha funzionato. Va bene così, va bene così, va bene così, signori. Mi è piaciuto questo gioco di squadra romano, dai così signori, Roma 2, Rio de Janeiro 0, gioco di squadra signori, con la G maiuscola, porca miseria signori, gol di Vorlander, assist di Vorlander e gol di Ximenes e poi assist di Bolatta per gol di Babangida e ci siamo mangiati altri due gol signori che erano fattibilissimi. Mando zero importantissimo, bella così che allunga la striscia di vittorie consecutive. E ci portiamo a casa 36 punti, signori. E quindi nel prossimo episodio andremo a comprare Er Pupone, signori. Er Pupone. Abbiamo i punti per comprarlo, abbiamo i punti per comprarlo. Detto questo, io, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!